La grande devozione mariana di Giovanni Paolo II ha radici profonde nella sua infanzia con l'esempio dei genitori e si è poi sviluppata e maturata nel corso degli anni. Cominciò ad amare la Madonna da bambino, guidato dalla propria madre Elena, che come tutte le donne polacche sentiva in modo fortissimo questa devozione. Infatti la devozione mariana fu una delle componenti principali dell'attività sacerdotale. Quando venne nominato vescovo dovette scegliere come consuetudine un motto, uno slogan da inserire nel proprio stemma vescovile. Lo stemma da lui scelto era costituito da una croce, una M a significare Maria, e dalla scritta Totus Tuus, tutto tuo, frase che racchiude proprio l'essenza della devozione alla Madonna. E da allora quella frase fu la sua parola magica, la sua guida, il suo slogan, presente nei discorsi, nelle lettere, nelle esortazioni. Nel corso del suo lungo pontificato, nelle più diverse situazioni, egli aveva i propri occhi rivolti costantemente alla Madonna. Ha approfittato delle occasioni solenni o intime, delle visite a grandi santuari e piccole chiese, di forum internazionali o di incontri privati per rinnovare sempre la sua consacrazione a Cristo per le mani di Maria. Il rosario è la mia preghiera prediletta, preghiera meravigliosa, meravigliosa nella sua semplicità e profondità. Eletto Papa la fece scrivere anche sui muri del Vaticano, accanto allo stemma del suo pontificato. Nel 2003 proclama l'anno del rosario. L'amore per Maria lo porta a scrivere la quarta parte del rosario. Questi scritti comprendono un insieme di pensieri, meditazioni, affermazioni di un Papa che aveva già camminato abbastanza sulla strada di Maria. Essi portano riflessioni di un cuore che si innamorò della Santa Madre di Dio, la Vergine Maria. Come corollario di queste meditazioni sul rosario, il Papa vi aggiunse un nuovo insieme di 5 misteri. Essi formano la quarta parte del rosario e ricevettero il titolo di Misteri Luminosi o Misteri della Luce. Quando recita il rosario, la comunità cristiana si sintonizza col ricordo e con lo sguardo di Maria. I 5 misteri, aggiunti al Santo Rosario, faranno sì che il fedele abbia un tempo di contatto maggiore con Nostra Signora. E ciò è fondamentale per il cattolico, perché percorrere con Maria le scene del Rosario è come andare a scuola di Maria, per leggere per Cristo, per penetrare nei suoi segreti, per capire il suo messaggio.